matura il tempo in cui la macchina, da strumento di lavoro, inserita nel contesto del sistema di produzione industriale e finanziario globale, può diventare arma offensiva. Non la macchina dell'artigiano, del modellista, di chi fabbrica prototipi, e nemmeno quella della piccola e anche della grande produzione industriale civile. Ma la macchina della produzione di massa, invasiva, pervasiva delle pulsioni di dominio, assistita dal diffondersi polverizzato dei sistemi informatici di controllo, diviene macchina da guerra. Le macchine dell'esaurimento delle risorse sono macchine della sopraffazione delle popolazioni, della riduzione nella povertà disperata dei civili, macchine belliche al pari, né più né meno, della bomba. Fighter command ready. Bomber command ready. Parachutists ready. Artillery in position. Tanks manned. Cavalry in position. Infantry ready. Beyond those hills is the enemy. Grenade! Da giovane studiosa amavo tantissimo un libro, La forma del tempo, questo era il suo titolo in italiano, e parlava di scultura. Parlava di scultura e parlava dell'arte in genere e di una linea dei maggiori che univa tra loro alcune opere eccezionali e incredibili, non tanto per delle qualità o dei valori economici, ma eccezionali e incredibili perché è capace di parlare in un modo diretto, unico, con l'umanità, a prescindere dal tempo e dalla storia in cui erano fatte. Una di queste la voglio citare in apertura di questa presentazione, perché è un altare con una crocifissione fatto esattamente 500 anni fa da Grünewald. Come queste opere racconta di una scelta fatta a danno di questo Cristo crocifisso, e la rappresenta in un modo che anche oggi, persa comunque la connotazione, la competenza, la conoscenza della religione, di quello che rappresenta per tutto il mondo, da un lato cattolico e dall'altro protestante, sono quelli gli anni appunto delle crisi di religione, comunica benissimo di quello che rappresenta, cioè di questa crudeltà della razza umana, che è capace, primo animale, prima specie vivente, di compiere efferati crimini contro se stessa. L'uomo è tra gli animali l'unico che fa questo, in una forma così continua e così iterata. Allora la crocifissione è una crocifissione del nostro tempo. Si è rotto quel paletto lì, eh? Si è rotto? Che dice che teneva il coso alto? Ma è questo che si è piegato? Sì, quello lì che mi è venuto. Ma forse sei solo piegato o no? No, vedi che è rotto là.
No, no, ma va bene. Ah, sì. Va bene. No, qua così, vedi. Va bene. Va bene. Purtroppo col peso del telo. Lo avanza e lo tiro un po' fuori. E sei sufficiente da solo, se no? No, non c'è. Francesco! Buongiorno. Vai. Oh, buongiorno. Allora, siamo pronti qua? Ma questi qui sono magri, sono magretti questi qua. Sono robusti almeno. Ma va messo per terra o per terra? Sì, adesso ragazzi, così. Stop! Circa un po' più avanti. Più avanti. Ok. Così? Ok, circa. Un po' più verso. Perché adesso questo ce n'è bisogno, gli mettiamo sul cricco, qua. Ma qui o là? Qui. Quello è il suo. Ok, dammi il cricco. Buono, fermo. Adesso recuperiamo il carrello. Basta, uno si deve fare.
Vai. Vai. Ok. Di Paolo Gallerani qua dentro sono come quell'opera, sono sulla stessa linea dei maggiori di cui parlavo prima, sono capaci di parlare a ciascuno di noi, chi entra qua dentro ha una reazione empatica con queste opere. È una mostra sulla violenza, sulla pace, è una mostra non sulla sofferenza, è una mostra molto complessa, ma espressa con una forza d'animo, una forza anche iconica, no? Straordinaria. Non importa se non conosce il fatto storico, se non conosce quello che è successo a Beslan, se non conosce la ragione di questo missile esposto qui, ne avverte immediatamente la durezza. Allora poi li porto qua e gli faccio vedere la Casa della Memoria, insomma, e gli dico che questa è l'unica cosa decente in questo quartiere perché è in totale contrasto con il resto. Insomma, ed è paradossalmente l'edificio fatto dagli architetti più giovani, anche questo è interessante perché le cose che appaiono più moderne in realtà sono fatte da vecchi. Ecco, la Casa della Memoria no, ed è un'architettura che appare quasi storica, quindi questo è un aspetto molto interessante. Ecco, le cose di Paolo Gallerani effettivamente mi sembra che si inseriscano bene in questo ambiente, perché è un ambiente anche piuttosto duro, che ha un'estetica industriale, molto, molto spartana, insomma. E non ha la levigatezza, non ha quell'apparenza di lusso, ecco, che è tipica invece degli altri edifici. E anche questo carattere grezzo, insomma, dei lavori di Paolo, mi sembra che sia piuttosto in armonia con questo contesto, al di là ovviamente del significato del luogo, che richiama episodi legati alla guerra, al terrorismo. L'esibizione di questi strumenti di guerra, così tormentati, corrosi, dimostrano proprio che l'artista ha un messaggio di volontà di pace. Dice Virilio, in un mondo dominato dalla comunicazione e dagli spin doctors, gli artisti non esercitano più nessuna influenza. In una società dove l'otticamente corretto si sovrappone al politicamente corretto, non c'è spazio per artisti e pensatori. Non resta allora che l'autoemarginazione. Un artista deve guardarsi dalla celebrità, deve restare anonimo e solitario. La grandezza della povertà deve essere contrapposta alla grandezza della potenza. L'arte reale, non quella virtuale dei mercati, ha bisogno di riappropriarsi dell'anonimato e della povertà. Sul piano estetico, l'artista deve confrontarsi con l'incidente, non per godere del terrore e del dramma, ma per rivelarlo al mondo. C'è un mondo di macchine e di macchinari che possono essere armati, non solo praticamente fisicamente come lo è tipicamente un missile,
ma anche metaforicamente, armate contro il benessere, contro lo stare assieme, contro una serie di cose e di attività che dovrebbero invece essere pacifiche. Ecco perché io amo tanto, tra tutte queste opere poeticissime, penso alle Urne Nere, penso alle Vigne, opere di una grandezza incredibile, Europa il Capitale. La scultura è formata da una grande cassa in cui sono stivati tralci di vite vecchia raccolti per un'installazione. Ho riaperto dopo anni, in maggio, la cassa. Microorganismi e xilofagi hanno lavorato nel tempo. Ho letto l'insieme come un'immagine dell'Europa oggi. Nella cassa ho poi innestato tutta l'edizione del Capitale di Karl Marx e altri volumi della collana Le Idee, gli editori riuniti. In mezzo a tutte queste macchine armate, mi pare che sia la macchina armata dell'unico strumento di cui dovremmo avvalerci molto di più. In Europa si giocano oggi i destini del mondo sul piano delle culture e delle politiche, non nelle Americhe, in Asia, in Africa. Se non viene arrestata la consumazione e la polverizzazione delle risorse culturali e politiche, ogni scenario diventa possibile. Anche i libri erano scarti, recuperati a Milano in un cassonetto di rifiuti. Quella possibilità di sapere che dentro Casa della Memoria è contenuta in un modo straordinario. È un progetto che parte dalla molteplicità dei linguaggi, degli stimoli, dei segni che si possono dare per conferire concretezza alla memoria. Casa della Memoria non è un sacrario. Casa della Memoria è un marchingegno, come le sono le macchine di Paolo Gallerani. L'arte deve avere il coraggio di confrontarsi con la catastrofe, con intelligenza e spirito critico. La vera arte contemporanea non è rivoluzionaria, ma solo rilevatrice. Ci aiuta a comprendere la finitezza del mondo. La materialità, la concretezza della memoria si impone alla nostra attenzione, alla nostra intelligenza, alla nostra coscienza e ci fa percepire come sia fondamentale costruire un cantiere. È un marchingegno, un dispositivo a disposizione di chi vuole capire. Di chi vuole capire che qua dentro non si viene per ricordare, ma si viene per conoscere il passato, capire il presente e progettare un futuro diverso. Vi sono questi due momenti in questa mostra che fanno rivivere i ricordi, ma contemporaneamente le bellezze da un lato e dall'altro fa ricordare. Io l'ho vissuta da ragazzo, la guerra e cosa vuol dire anche le distruzioni che derivano dai bombardamenti anche. Vedere anche questo parallelismo con la lotta partigiana in Italia, trovo che veramente vada nel profondo, colpisca proprio l'animo, no? E sono emozionato, ma nello stesso tempo sono spaventato da quello che c'è ancora in giro e che può distruggere l'umanità. Ecco allora che quegli strumenti, Marx, il Capitale, che ci avrebbero già da anni, da decenni, consentito di capire che il progresso poteva essere affrontato, direzionato, speso in direzioni di miglioramento, è stato in qualche modo deviato, è stato non sempre speso nel modo migliore. In nome del principio di responsabilità caro ad Hans Jonas, sarebbe però necessario tornare al binomio vedere-sapere. Solo così l'arte potrà resistere all'accecamento in cui sta sprofondando. Cerca di lavorare a una soluzione che tutti questi, artistica evidentemente, di tutti questi problemi che lo angustiano molto. Queste opere non sono opere davanti a cui compiangere. Mi sono soffermato con enorme emozione sull'opera che ricorda l'eccidio di Beslan, che trovo un'opera di grandissimo impatto e di grande potenza. Nella sua assoluta semplicità documentaristica ci mette di fronte a una violenza inaudita, gratuita
illogica contro i corpi minuscoli di noi stessi. Vedi che ci sono dei piccoli numeretti, ogni cubo ha un numero. Le altre le tolte. Quello che mi stupisce, Paolo, che non si capisce finché non la incontri l'opera, è quanto sia lavorata. Cioè, proprio mi ha veramente colpita tantissimo quanto sia proprio, cioè, non so, dalle foto sembra un più un albero. Più casuale, non so come dire, cioè una bella scelta di una forma, capito? Quando la incontri capisci proprio il tempo che c'è stato dedicato, la perizia dei segni, delle scelte, che poi non sono troppi, non è barocca, assolutamente. Quindi i primi giorni sono di irruenti. Poi man mano che vai avanti qui devo fare dei... Cioè tu dici che passi dalla passione all'intelligenza. Passo, non lo so. Alla testa, qui insomma. Passo con una motosega lunga 1,20 m, Passi da quello, poi a calibrare queste cosine che sono niente. Però è bellissimo, per esempio, quel lavoro dentro. Sì. Pazzesco, cioè incredibile. Nasconde una trave. Guarda, te lo dico. Vedi, si vede? È improntata, sì, sì. Una trave che va a finire a sì. Staccarsi. Ma no, che ti è servita per tenere? No. L'hai voluta mettere proprio scolpita. Solo perché l'hai scolpita prima? Sì. Fa parte di questo intrico sì. Di accennato, no? E comunque qua è un corpo. Ed è proprio questa utopia ferita di queste querce, di questi alberi che vengono percorsi, trafitti da questi proiettili, che sono poi appunto i proiettili che hanno generato quel massacro, che per Gallerani parlano proprio di tutta la tragedia della nostra epoca, ma anche della possibilità di ritrovare un senso a questa tragedia dopo che la tragedia è stata consumata. Non è compianto quello che provi davanti a queste opere, è dolore, ma è anche rabbia, ma è anche voglia di cambiamento. In questa mostra si ritrovano i grandi temi del lavoro di Gallerani, l'utopia che è un tema politico ma è anche un tema umano, che proprio intende sempre proporre questa rigenerazione costante della vita nonostante la violenza. Per chi apre la porta e si trova davanti questo terremoto della ragione che fa franare i nostri piedi molte certezze, ha bisogno di capire in quale direzione cercarne di più sicure, di più solide, di più stabili. Di più giuste. Grazie.
nato lassù. Così.